alle 15 va benissimo. Ma cosa sta succedendo lassù? È meglio che non si tratti di ciò che penso. Ti richiamo. Non può essere. Sono piena di cacca. Ho bisogno di una doccia calda subito. Andiamo, asciugamani. E ora laviamoci per bene. Presto sarà tutto finito. Ma perché la doccia non funziona? Non può essere. Ma che sfiga. Cos'è quello? Eva mi ha lasciato un sacco d'acqua? Sì, ok. Ma come faccio a farmi la doccia? Aspetta, io so cosa fare. Per questo trucco, versa dell'acqua in un sacchetto della spazzatura vuoto. Tira fuori il sacchetto e tira per le maniglie. Appendila a un gancio sopra la vasca e infine fa un piccolo buco. Presto, mettiti sotto! Acqua corrente sia e vai! Accidenti, ne avevo proprio bisogno! Wow! Ehi, mamma! Oh, buongiorno, caro! Ti preparo subito i tuoi cereali preferiti. Ciò che serve a un ragazzo in crescita. Un po' di latte. Mangiali tutti! Cereali? Ma perché ci provo? Cos'altro abbiamo qui? Oh, un po' di frutta fresca. Tutta salute. Ecco a te. Cioccolato? Sul serio? Da qui. Mangia la frutta. La frutta fa schifo. Voglio il cioccolato. Pulisciti la faccia. Mmm, vermi gommosi. Ma come? Ma dove? Non importa. Da qui. Va bene. Questi vanno nel cestino. Io faccio del mio meglio per lui. Quello cos'è? Ho un'idea. Riempio uno stampo con la purea di frutta. Userò diversi frutti, come mele e fragole. Una volta riempiti, inserirò dei bastoncini per ghiaccioli. Li faccio solidificare nel freezer. Poi li tolgo dagli stampi piccoli e li metto in quelli più grandi. Poi li copro completamente con il latte e poi di nuovo nel freezer. Ora cioccolato. E infine degli zuccherini. Ghiaccioli da colazione sani e nutrienti. Se non vuoi né cereali né frutta, prova questi. Sul serio? Che buoni! La migliore colazione di sempre! Fantastici, mamma! Bravi! Eva, occhio! Ops! Non ci credo! Sì, mi sono appena seduta sulla vernice bagnata. Magari sarà asciutta? Direi proprio di no! Oh. Ciao, Kevin! Io vado, ciao! Sofia! Aiuto! Eva, andiamo! Ehi! Ho un'idea! Prendi questa! Oh, adesso sì che va meglio! Avvolgi la fascina intorno alle gambe. Attorciglia il tessuto un paio di volte. Quindi portala dietro la schiena. Ora è una gonna. Piuttosto creativo, eh? Wow, è adorabile! Ben fatto! Ma ho appena... Ah!
Sei matta? La mia custodia è più bella? La mia? No, la mia! Ah, la mia! La mia, mia, mia! Ehi ragazzi, devo cambiare banco. Iniziamo a sistemarmi. Ancora discutete? Guarda, è bellissima. Lascia stare, meglio queste. La mia custodia è banale. Oh, quella custodia Poppit mi ha dato un'idea. Mi serve solo della vernice e questa custodia. Riempio una sezione del Poppit con la vernice. Così. Userò diversi colori per ogni sezione. Poi rimetto il telefono nella custodia. Aspetto che si asciughi e stacco la custodia. Wow, ha funzionato! Guardate! Wow, guarda che colori! Fallo con il mio, ti prego! No, con il mio, ti farò i compiti, lo farò! Ho dovuto vedere quella partita! Più Sofia parla della partita, più si agita! Perché fa così caldo? Sto sudando come un maiale! Forse a causa dell'allenamento! Torno subito! Aiuto! Accidenti, arrivo! Tirami il braccio! Più forte! Forza ragazze, tirate! E ancora tirate! Sono mortificata! Sofia, aspetta! Ma che figura! L'intero ristorante mi ha vista! Non preoccuparti, succede! Vorrei sistemare la cosa! Ehi, che dire di questo? Eh? Girati! L'antitraspirante asciugherà la pelle. Mi sento già meglio. Fresca e asciutta. Ora vediamo se funziona. Che sollievo. Ma riuscirà a resistere un'altra ora da seduta? C'è un solo modo per scoprirlo. Paghiamo e usciamo di qui. Ci siamo dimenticate delle tue di gambe! Il granchio ti prende! Ciao piccolo, ti stai divertendo? Ti ho portato la merenda! Sì, orsetti gommosi, grazie! Mangio questo per primo! Yummy, il mio preferito! Che carino! Ok, continua pure a giocare! Attenti, arriva il granchio reale! Ora è diventato un granchio pirata spaziale! Oh, oh! Pistole laser! Oh no, gli orsetti! No, che gli è successo? Sono appiccicosi! Che schifo! Mamma! Oddio, che c'è? Che è successo? Gli orsetti si sono squagliati! Oh, capisco. Si sono sciolti al sole. Oh, eppure ho un'idea. Torno subito. Ok, inizierò con un piatto, della carta forno e un tagliabiscotti. Questa stella ha una forma perfetta. La riempio con degli orsetti. Dopodiché li scioglierò. Ecco fatto. Iniziano a prendere forma. E per finire metto un bastoncino. Non voglio più giocare! Sono triste! Voglio gli orsetti! Ecco a te, caro! Wow, un lecca-lecca a stella! Miam, ha lo stesso sapore degli orsetti! Cavalluccio marino spaziale, assaggia! È il mio preferito!
disegniamo sul palloncino. Fatto, una faccina sorridente. Oh, il mio piccolo artista. La faccia sul palloncino è divertente. No, ora devo gonfiarlo di nuovo. Il mio palloncino! No! Il ventilatore ha ucciso il mio palloncino! Oh, caro, non piangere! So come risolvere! Voglio il mio palloncino! Ok, ho il palloncino rovinato e uno nuovo. Metto uno dentro l'altro, così. E aggiungo dei brillantini all'interno. Dopodiché riempio il palloncino con l'acqua. Meglio non metterne troppa. E per ultimo userò un fiocco. Chiudo ermeticamente i palloncini, così che non esca l'acqua. Caro, guarda, un nuovo gioco. Eh? Un nuovo gioco? Cos'è? Wow, se lo premo escono le bolle. Ehi, ci sono stelline dentro! Che carino! Forza, ci siamo quasi! Una tazza di cioccolato? Grazie papà, ma ho già questa! Oh, va bene, non importa! Ah, sì, presi! Guarda cosa ho trovato! Partite? Scherzi, sono davvero impegnata! Ok, concentrazione! Un paio di lanci con il tuo vecchio? Papà, sono nel mezzo di una partita! Certo, scusa cara! Cos'è successo? Tutto sotto controllo, nessun problema. Il tasto W. Ma dov'è? No, non può succedermi questo. Qualcosa non va? Fammi dare un'occhiata. Ah, ecco il problema. Che succede? Papà! Ah, è arrivato il mio momento! Wow! Fatti da parte! Ci penso io! Basta usare una penna 3D sui tasti incriminati. Procedi con la penna su e giù, coprendo bene i tasti. Una volta asciutti, usa il bianco per disegnare la lettera. Bella grafia! Come nuova! Non sembra poi così male! Proviamola. Ah, quanti ricordi. Wow, papà, non sei male. Il tempo è perfetto. Beh, quasi. Prendilo, Sofia. Torna qui. Ah, finalmente si è fermato. L'hai preso? Ho corso per tutto il parco. Accidenti! Ah! Toglimelo! Ah! Insetto, vai via! Mi ha lasciato un'eruzione cutanea! Mistica! Ma ho solo questa banana! Ma forse sarà d'aiuto! Anche se è meglio trovare un adulto, questa buccia di banana andrà bene per il momento! Wow! Sto già meglio! Wow, ha funzionato! Sei la migliore, Eva! È tornato, attenta! Sta piovendo forte! Stupido vento! Ehi! Avevo solo quell'ombrello! Dove ha preso quel poncio? Stai pensando a quello che penso io? Diamoci dentro! Iniziamo stendendo il sacchetto. Ora apriamolo e adagiamolo sul tavolo. Quindi prendiamo delle forbici e tagliamo lungo il lato del sacchetto. Poi in mezzo. E in due punti, così. Quindi estrai il quadrato che hai tagliato. E vedi questi? Sono le parti più importanti. Per
che formano il cappuccio. Una volta che le cinghie sono legate, possiamo affrontare la pioggia. Diamoci da fare, ok? Ventaccio, adesso provaci. Buttiamo la spazzatura. Ecco la tua borsa, cara. Buon viaggio. E questo è per te. Nulla di complicato. Mi manchi già. Ciao. Non pensavo ci fosse così tanto da fare in casa. Ma almeno la cucina è pulita. Cosa abbiamo adesso? I compiti di Gina. È venuto proprio bene. Dovrei farlo come lavoro. Che ne pensi, Gina? Wow, fantastico! Ecco a te. Spuntiamo un'altra cosa sulla lista. Grazie, papà. Nessun problema, cara. È ora di andare a letto. Ma non ho sonno. Che carina. Chiudi gli occhi, piccola. Brava bimba. Non riesco a dormire, papà. Magari ti racconto una storia. Sì, dai. Ok, sei pronta? Iniziamo. C'era una volta una principessina chiamata Gina, che adorava gli avocado. Li mangiava ogni giorno. Wow! Un giorno un mostro diede la caccia agli avocado. Papà, ho paura! Oh, scusa, cara, è solo una storia. Tranquilla. Ti va una ninna nanna? Oh, magari! Ninna oh, questa bimba chi la do? Mi piace! E ora roccheggiamo un po'! Yeah! Vai così, papà! Yeah! Senti che assolo! La migliore ninna nanna in assoluto! Sono una rockstar! Rock and roll! Sì! Rock and roll! Cosa? No, torna a letto! Ma papà! Scusa, mi sono lasciato trasportare. Devi dormire. Non credo abbia funzionato. Tua mamma saprebbe cosa fare. Un momento. Ho trovato. Oh, la mia bella addormentata. La mamma è qui. Sono un genio. Ciao, vediamo come stai. Fai a... No! Forza, apri la bocca. Via! Non voglio! Ok, vuoi vedere un trucco? Wow! Ah, fregata! Funziona sempre. Mi hai ingannato, sì? Ok, passiamo al torace. Non mi piace. Ti fermi? È divertente! Teddy è a posto. Mi hai mancato? Devi essere più veloce. Ottimo. Così è perfetto. Cosa? Suona bene, vero? Dammelo. 10 anni di medicina e mi tocca fare questo. Aspetta. Ho un'idea. Attacco la farfalla allo stetoscopio. Così non farà più paura. Ehi, guarda la farfalla. Wow, com'è bella. Si è posata su di te. Evviva! Non posso muovermi. Presa! Le orecchie! Ops, forse questo ti aiuterà. No, no, va tutto bene. Oh, mi serve un dottore. La la la, ma cosa? Guarda, sono un artista. Davvero bello. No, non lo è. Dovresti usare le penne in questo modo. Davvero? Sì, vuoi provare? Ok, non sembra difficile. Vai! Divertente! Così? No, riproviamo. Tieni la penna in questo modo, tra le dita. Oh, ho capito. Perfetto, tocca a te. È difficile! È una fortuna che la ami, com'è? Meglio. Ok, riproviamo. Tieni la mano in questo modo. Poi piega queste dita. Ecco fatto. Sembra strano. Ho paura, papà. Va avanti.
Ci rinuncio. Ce l'ho fatta, papà! Aspetta. Mi serve questo elastico. Farà al caso nostro. Mettiamolo tra due dita. Poi inseriamo la penna all'interno. Perfetto. Prova adesso. Cosa potrei disegnare? Ah, lo so. Non guardare, papà. Finito. Apri gli occhi. Guarda, siamo noi. È bellissimo. Che brava figlia. Cavalco i tori. Rodeo. Ah, devo andare in bagno. Mi piace il colore di questa stanza. Devo andare in bagno. Nessuna mamma è ammessa. Ma che cosa gli prende? Ah, mi serve la carta igienica. Ah, è un mostro di carta igienica. Ah, mi ha preso. Mamma, il mostro di carta mi ha catturato. Cosa? Che ci fai avvolto in tutta quella carta? Mi ha preso. È finita. Basta, non la voglio più. Ok, ok. Aspetta un momento. Molto bene. Ora ti spiego qualcosa sulla carta igienica. Vieni qui. Tutta questa carta. Oh, palloncini. Sì, seduto. Ti mostro come usarla. Bene. Ok, prendi un po' di carta, ma non troppa. Piegala per bene. Piegarla? Ok, posso farlo. Molto bene, ora usala in questo modo. Ta-da! Visto? Nessun mostro. Ora prova tu. Pulire i palloncini? Ok, arriva la carta igienica. Oh, i palloncini sono il sedere. Oddio, crescono così in fretta. Sedere a palloncino, sedere a palloncino. Controlliamo la temperatura. Oh, non va bene. Stai davvero male. C'è solo una cosa da fare. Ti farà un po' male. Un bel po'. No, stia lontana. Forza. Oh, salve. Come stai, mio bimbo? Ehi, mamma, non mi sento bene. Cosa ha nella borsa? Quest'arancia. Un'arancia? Ah, questa è perfetta. E ho anche queste medicine. Che schifo. Ok, ma le medicine le abbiamo anche noi? E qualche caramella? Molto meglio. No, mi spiace, non sono ammesse. Che severità. Non preoccuparti. Grazie, mamma. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Dove eravamo? No, non si avvicini. Ah! Apri bene. Ecco il mio rifugio. Qui non potrà farmi male. Ehi, piccolo. Mamma, ho qualche altra medicina. Perché sei così felice? Oh, giusto. Guarda bene. Ingegnoso, vero? Basta prendere una confezione di compresse e svuotarla. Poi la riempi con le caramelle e stendi uno strato di colla commestibile in modo uniforme, anche vicino ai bordi. Poi metti un foglio di carta stagnola e nessuno lo scoprirà mai. Ecco le tue medicine. Buone! E una per la mamma. È bello essere all'aperto. Lo so, è perfetto. Dovremmo farlo più spesso. Mi sento tutt'uno con la natura. Hai sentito qualcosa? Che cos'è? Carne fresca! Alex, ho paura! Svelta, nella tenda! Quello che ci serviva! Odio la natura! Guarda qui! Molto carini! Ma chi? Chi sono? Dove sono andati? Oh mio Dio, non posso guardare! Che sono queste? Puzzano! Ma sono buone! Stanno mangiando le mie scarpe! Che c'è qui? Ah! Ma che fanno? Devi fare qualcosa! E se vengono qui? Oh, gnammi! Dammelo! No! Va via! Lascialo! Ah,
È la fine! Oh, carino! Lascia stare! Mio! Oh, succo! È piacevole comunque! Wow, guarda! Non importa, che sono questi? Sono bellissima! Lo voglio! È mio! Che cos'è quello? Preso! Svuota un tubetto di dentifricio e taglia la parte col tappo. Poi ci serve un palloncino. Taglia il collo del palloncino. E infila il palloncino sul tubetto. In questo modo. Togli il tappo dal tubetto e usa una siringa per prelevare un po' di sapone dal dispenser. Sarà più facile. Usa la siringa per riempire il palloncino e rimetti il tappo. Guarda che cos'ho! Wow, belli! È proprio una grande giornata! Andiamo via! Penso se ne siano andati. Guarda le nostre cose. Andiamo a casa. Buona idea. Ecco il tuo zaino. Grazie, papà. Papà, le scarpe. Che sciocco. Va bene, te le metto io. Iniziamo. Mi fai il solletico. Ok, prova a stare ferma. Sei divertente, papà. Mi fai finire? Scusa. Fatto, ora dritta a scuola. Ok, ciao papà. Ciao. È stata dura. Riposerò un po' gli occhi. Sveglia papà. Ho fame. Ok, aspetta qui. Ecco a te, dolcezza. Hai tutto qui, ok? Ora posso rilassarmi. Cosa c'è adesso? Non è giusto, papà. Cos'hai? Sta piovendo. Mi bagnerò. Va bene. Usa questo ombrello. Grazie. Ciao. Speriamo fosse l'ultima volta. Wow, è una bella tempesta. Non credo che uscirò oggi. Oh no, il mio ombrello è rotto. No, no, cara, va tutto bene. Ma... C'ero quasi. Vorrei solo del tempo per me. Tornare a giocare a golf. Aspetta. La tenda della doccia. Ho un'idea geniale. Pieghiamo la tenda, formando un triangolo. Tagliamo l'estremità superiore. Posiamo i due pezzi uno sopra l'altro. Usiamo della carta resistente al calore e una piastra per capelli per incollarli. Occhio a non lasciare buchi. Wow, papà, questo poncho è fantastico! Ora posso finalmente uscire. Sono un genio. Incredibile! Sono asciutta! Oh, il sole! Ma voglio indossare il poncho!